Vi vedo che non avete messo like, stronzi di merda. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per farvi vedere un deck che mi piace veramente moltissimo. Praticamente consiste in arcieri, sgherri, principe, baule dei stronzi, barbari, mago, domatore e frecce. E ora, prima di andare a fare una partita online, vi faccio vedere un replay molto particolare. Ecco qua ragazzi, il replay in questione è fatto contro un tizio che si chiama Majimul del clan Team Bangladesh. Allora, praticamente questo ragazzo qua aveva la principessa degli arcieri e praticamente è stata una delle mie poche partite che ho fatto contro la principessa degli arcieri, e volevo fare delle considerazioni su questa carta leggendaria. Allora, la principessa non ha un cazzo di difesa, non ha quasi un cazzo di attacco, però rimane forte lo stesso. Ma il bello della principessa è che sta dietro al ponte, perciò non subisce danni e attacca la torre avversaria. Ma il bello ancora, cioè la cosa ancora più bella di questa carta è che anche se la metti sulla torre di destra e vede che c'è una truppa nemica alla torre di sinistra, attacca la truppa nemica dall'altra parte. E questa secondo me è una cosa veramente molto molto, come dire, che rende questa carta veramente pro. Ecco ragazzi, la carta leggendaria della principessa è secondo me più una carta di strategia che di potenza, perché ok, tu ti shoppi la carta, però se non sai giocare sei una pipa di merda. Invece questa carta qua, anche se te la shoppi, devi saper giocare. Se non sai giocare non sei nessuno. Ecco qua, come in questo caso la principessa si mette dietro al castello e difende il suo proprio castello. Ragazzi, mancano solamente 60 secondi prima della fine della partita. Ecco qua ragazzi, il nostro amico ha praticamente la torre nemica, quella di destra, che prende quasi niente. Mette la principessa per difendersi, ma ragazzi, il mio principe glielo sfonda. Ecco qua, il domatore a sinistra non si arrende e continua a sferrare. Ok, ora è morto. Allora, sono a 10 di elisir, metto i sgherri per distruggere la torre nemica, metto i barbari. Ragazzi, ora ci caccio anche i bauli dei stronzi, anche la torre di sinistra è stata presa. A questo punto il nostro amico si è praticamente arreso, non sapeva più cosa fare. Io metto il principe anche alla destra e ragazzi, qua è senza scampo, e sono riuscito a prendere praticamente 3 stelle prendendo tutti i 3 castelli. Ecco ragazzi, questo deck l'ho utilizzato già da Arena 5, e ultimamente, dato che sono ritornato a giocare un pochino di più dato che ho finito lo stage, mi ha riportato praticamente in Arena 7. Il mio record su Arena 7 attualmente è di 2182 trofei, ma cercherò di arrivare in Arena leggendaria. Appena ho più tempo mi ci metterò a nerdare un pochino di più su Clash Royale. Ok, ora andiamo a fare una ricerca, andiamo a fare una partita online e cerchiamo, speriamo di non farci inchiappettare da uno che abbia le carte leggendarie. Ok, siamo contro un clan che si chiama Glorious Martyrs. Il giocatore si chiama Pocaccio. Pocaccio, che cazzo di nome è? Allora, il forte di questa strategia è che probabilmente bisogna lanciare una carta per, come dire, per farli stanare le frecce. In teoria avrebbe dovuto mettere le frecce, ma in questo caso non ha messo le frecce, forse perché non ce l'aveva. Ok, se mi lanciava le frecce sul baule dei stronzi, io gli lanciavo la horda dei sgherri, in modo tale da che era senza frecce e non poteva più fare niente, e perciò li prendevo un bel po' di vita al suo castello nemico. Purtroppo questa tecnica vede dei limiti, naturalmente, come tutti i deck. Purtroppo se mi becco lo stronzo con lo specchio son fottuto. Ok ragazzi, ora abbiamo il domatore e il principe, dobbiamo giocarcela bene. Innanzitutto mettiamo gli arcieri, dato che non so da quale parte può attaccare. Le mie truppe di attacco le lascio intanto. Ok, allora principe contro principe, baule di qua, tank, tank. Ok, il domatore no, il domatore sì. Il principe verrà stanato sicuramente da qualche truppa, ecco, lo sapevo. Ah cazzo, i pack da solo ragazzi, i pack fa tanto male, porca puttana. No, pack maledetto. Ok, va bene, ormai danno è stato fatto, dobbiamo cercare di rimediare e non farli prendere troppa vita del castello di destra. Ok, abbiamo i sgherri dall'altra parte, stanno facendo qualche po' di distruzione. Ok, siamo quasi a pareggio, insomma. Ok, purtroppo io sono in svantaggio in questo momento. Mettiamo i barbarozzi, forse dovevo metterli più vicino, cazzo.
Minchia Zeb. Di minchia de, minchia de. Ok, lo sapevo che metteva spaccamoro per rompermi i coglioni. Ok, ancora due barbari in vita. Minchia, ok, ora, ora sono fottuto, perché praticamente il P.E.K.K.A, mini P.E.K.K.A, fa un male boia. Non sapete quanto stragazzo male faccia. Ok, baule, sicuramente mi lancerà qualche cartina di merda. Ok, ok, ok. Abbiamo praticamente preso figlio di sua madre, zozza, zozzalandia. Ok, non dobbiamo farci prendere assolutamente la torre di destra, se no siamo fritti, ragazzi. Difendiamoci il meglio possibile. Ok, una volta che abbiamo preso la prima stella dobbiamo solamente difenderci. Difendiamoci e praticamente è vinta, ragazzi. Questo deck qua consiste nel fotterlo per primo e difendersi e basta. Ok, no no no, stronzo, no 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 no. Tu non osare neanche pensare di fottermi la torre. No no no, amico P.E.K.K.A, no, bravo. 8-7. Zio madonna! Zio madonna! Fanculo! Ci hai provato, bastardo, eh? Ci hai provato, bastardo, eh? Oh! Più 28 coppette. Niente male, ragazzi, vi giuro che quando ho visto il razzo mi sono preso male. Tipo, stavo diventando rosso. Vabbè ragazzi, questo era il video oggi. Come al solito, spero vi sia piaciuto. Vi ricordo di sostenermi come un like, un commento. E cerchiamo di arrivare anche per questo video a 8000 like. Vi vedo che non avete messo like, stronzi di merda.